Benvenuto su questo video. In questo video parleremo della controversa ma affascinante teoria del punto omega di Frank Jennings Stipler. Un professore universitario che insegna fisica matematica alla Tulane University di New Orleans. In un suo libro pubblicato nel 1994 presso la Anchor Books di New York, in Italia edito dalla Mondadori nel 1995 ed adesso fuori catalogo, intitolato «La fisica dell'immortalità, Dio, la cosmologia e la resurrezione dei morti», Frank Stipler con l'uso dell'informatica, della cosmologia, della biologia evolutiva, della teoria dei giochi, della relatività generale, della meccanica quantistica e della fisica delle particelle, espone in modo esaustivo, ma molto tecnico, la sua «teoria del punto omega», termine preso a prestito da Pierre Teilhard de Chardin, nella quale unifica alcuni aspetti della religione con la scienza. Frank Stipler espone la brillante idea che se la matematica e la fisica hanno fatto passi da gigante tali da potersi pronunciare sui primi istanti della creazione dell'universo, cioè il Big Bang o punto alfa, perché non usare la stessa matematica e la stessa fisica per fare ipotesi sul suo futuro? Partendo da alcune premesse come quella che la vita è un prodotto dell'evoluzione dell'universo ed è appena ai suoi inizi. E, apparsa, solo, 3 miliardi e mezzo di anni fa sulla Terra e lo stesso universo è al suo inizio. Appena 13,8 miliardi di anni, una minuscola frazione della durata che lo attende. Ed è un universo in continua trasformazione ed evoluzione. L'energia primordiale del Big Bang raffreddandosi ha prodotto la materia in atomi, come aggregazione di protoni, neutroni, elettroni ed altre particelle, questi a loro volta hanno dato luogo a galassie, stelle e pianeti ed infine, su almeno uno di questi, alla vita. L'universo nel suo insieme cambia e progredisce attraverso una sempre maggiore complessità. Le stelle nascono e muoiono, giganteschi buchi neri le inghiottono, le galassie viaggiano nello spazio-tempo, altre strutture astronomiche si formano in continuazione. Niente è permanente, tutto cambia, qualsiasi cosa viene trasformata per dare luogo a forme superiori di strutture organizzate. Anche la vita sul nostro pianeta verrà resa impossibile, tra gli 800 ed i 1500 milioni di anni dal Sole, che a sua volta tra 5 miliardi di anni diverrà una gigante rossa ed inghiottirà la Terra. Nonostante tutto questo la vita, afferma Frank Stipler, è uno stadio ulteriore nella complessità crescente dell'universo, ed una volta giunta a quella fase che chiamiamo coscienza o autocoscienza, non seguirà la stessa sorte della materia. Il suo destino è non solo essere eterna, ma anche pervadere progressivamente i sistemi stellari, le galassie ed alla fine l'intero universo. Naturalmente trasformandosi in modi e forme per noi attualmente inimmaginabili. I primi passi di questo processo sono già visibili. La vita, per Frank Stipler, è qualsiasi entità che immagazzina ed elabora informazione. Ogni essere vivente, compreso l'uomo, è una macchina biochimica descrivibile completamente con le leggi della fisica e quella che chiamiamo anima umana, non è altro che un programma unico e specifico che gira su un hardware chiamato cervello. Per Frank Stipler la vita è un fenomeno essenzialmente organizzativo, indipendente dal substrato fisico-chimico, e che essa si possa adattare nel tempo a qualsiasi condizione ambientale. Poco importa il materiale con cui è fatto o costruito il corpo, ciò che conta è l'informazione, i miliardi di bit che rappresentano il corpo e la mente. Oggi ci stiamo avvicinando velocemente alla realizzazione dei nostri successori, cioè alla costruzione di computer intelligenti, in grado di contenere nella loro memoria tutta l'informazione che costituisce un essere umano. Tra alcuni decenni, sostiene Frank Stipler, sarà possibile costruire computer intelligenti con capacità che supereranno il cervello umano, che Stipler calcola in un milione di miliardi di operazioni al secondo, e di immagazzinare nella loro memoria tutte le informazioni che riguardano un individuo. L'umanità o una civiltà aliena, che ha raggiunto un tale livello tecnologico, inizierà l'esplorazione dello spazio, spedendo nei sistemi stellari più vicini sonde in grado di viaggiare a velocità prossime alla luce, contenenti un computer intelligente ed un costruttore universale, capace di utilizzare i materiali e l'energia raccolta nello spazio, sui pianeti ed asteroidi esplorati per replicare se stessa e spedire le sue copie tra le stelle e le galassie sempre più lontane, moltiplicandosi così in modo esponenziale. Nel corso di eoni queste sonde intelligenti, utilizzando tutte le risorse materiali ed energetiche esistenti, porteranno la vita ad espandersi per tutto l'universo, inglobandolo e piegandolo ai propri scopi. Questa immensa infrastruttura intergalattica che ingloba ogni particella, ogni energia,
diventa un super sistema di elaborazione dalle capacità inimmaginabili, avrà gli attributi di onniscienza, onnipresenza ed onnipotenza tipiche della divinità e con il potere di intervenire persino sulla finale evoluzione del cosmo, impedirne il collasso finale ed utilizzarlo come motore energetico per l'eterna autoriproduzione e continuazione della vita. Questo è il punto Omega. Tutta la storia dell'universo collassa in questo punto, rappresenta non solo l'immenso computer Dio, nel quale è racchiusa la memoria di tutto ciò che è stato, compreso quindi ognuno di noi e la nostra storia, ma anche qualcosa di più complesso e superiore, un modello di Dio che si sta evolvendo nel suo aspetto immanente, gli eventi nello spazio-tempo, e che tuttavia è eternamente compiuto nel suo aspetto trascendente, non è lo spazio, né il tempo, né la materia e né l'energia, ma è al di là di tutto ciò, afferma Frank Tipler. In questo computer Dio, nel quale è racchiusa tutta l'informazione di qualsiasi evento avvenuto in tutto l'universo a partire dal suo inizio, compresa la struttura e la storia delle nostre cellule. Frank Tipler prosegue asserendo che se tutto questo è vero, allora esistono delle previsioni testabili di questa teoria, tra cui alcune qualità delle particelle che potrebbero essere scoperte con gli acceleratori. Una volta raggiunto il punto Omega, le capacità di memoria e di elaborazione di questo computer universale sarà tale che la quantità richiesta per elaborare e memorizzare tutte le possibili emulazioni di tutti gli esseri senzienti comparsi nell'universo non sarà che una frazione insignificante della sua capacità totale. Questo ci resusciterà tutti, alla vita eterna, come una perfetta emulazione al suo interno, che equivale ad una vera esistenza, perché emulare significa rendere vivo, esistente. Se io riesco ad emulare una persona, allora essa esisterà di per sé, sottolineo la differenza tra simulazione ed emulazione che consiste, simulare significa creare un oggetto che imita l'oggetto originale simulato, mentre emulare significa costruire un oggetto che si comporta come l'originale. Questa resurrezione però prescinde dall'esistenza dell'anima ed è una ricostruzione precisa fino alle particelle subatomiche di una persona nel momento della sua morte avvenuta anni prima e sarà proprio la persona originale, non una sua copia. Per comprovare le sue ipotesi, Frank Tipler usa le argomentazioni della meccanica quantistica. Due esseri umani nello stesso stato quantico sono la stessa persona, indipendentemente dalla continuità temporale. Inoltre è da sottolineare che la ricostruzione di tale persona non sarà un gemello, perché il computer universale, punto Omega, ricostruirà proprio i precisi stati quantici del cervello. Data l'immensità di questa supermacchina, la sua memoria conterrà proprio gli stessi atomi precisi di tutti gli elementi costituenti una persona. La cosa notevole è peraltro che nella sua continua elaborazione, questo supercomputer Dio ricostruirà tutti i possibili mondi e perciò anche tutte le possibili creature viventi, vissute e che vivranno. Il punto Omega emulerà istantaneamente tutto l'universo nella sua storia, anzi di più, siccome conterrà al suo interno tutte le funzioni d'onda quantistiche possibili, esso sarà in grado di emulare qualunque condizione desiderata da un essere vivente, cioè il paradiso. Per Frank Tipler, quando avremo imparato ad abbandonare il male, saremo ammessi al livello più alto di emulazione, che corrisponderebbe al paradiso delle religioni attuali, chi cercherà di conservare le cattive abitudini, rimarrà per qualche anno o migliaia o milioni di anni, in purgatorio che è una emulazione di più basso livello. Mentre quelli che persevereranno nel male ci rimarranno fino alla fine del tempo, il che significa che saranno condannati all'inferno. Frank Tipler tratta estesamente la funzione d'onda della meccanica quantistica, che è una delle grandi questioni ancora incomprese persino dagli scienziati, in quanto sono loro stessi a dire che la vera essenza e rappresentatività delle funzioni d'onda è al di là della loro comprensione. Semplicemente non si comprende ancora bene cosa vuol dire. Dalla funzione d'onda deriva anche la cosa più strana con cui la fisica ha mai avuto a che fare, e cioè la ben strana situazione che se un essere vivente non misura, il sistema a cui si fa riferimento è indefinito. Ad esempio, fino a quando non si compie una misurazione sulla posizione di una particella, questa può essere ovunque. Frank Tipler preferisce, come interpretazione di questa teoria, quella a molti mondi paralleli, secondo la quale ad ogni evento c'è un punto di diramazione, e che le trasformazioni delle situazioni locali percorrono i diversi rami dell'universo, che sono coesistenti in parallelo ed ugualmente reali ma che non possono interagire tra loro. Con questa interpretazione a molti mondi della meccanica quantistica per Frank Tipler è possibile dimostrare che esiste il libero arbitrio e che dipende dallo Spirito Santo che lui identifica con la funzione d'onda universale che soddisfa le condizioni al contorno del punto Omega. Questa è una funzione d'onda presente ovunque e che interagisce costantemente con il livello più profondo dell'universo.
Questa funzione d'onda universale o Spirito Santo, mantenendo il libero arbitrio degli esseri viventi, spinge l'universo verso il punto Omega. Frank Tipler rifiuta di basare le sue ipotesi su forze spirituali o psichiche, assegna ai suoi modelli matematici i termini della teologia cristiana quale Dio, Figlio, Spirito Santo, Paradiso, Purgatorio, Inferno, Angeli, Demoni e così via. Anche la cosiddetta al di là, nella sua teoria, è un galleggiamento di ulteriori funzioni d'onda quantistiche che agiscono sui costituenti della materia. Alla fine Frank Tipler, da scienziato, propone di considerare la teologia una branca della fisica. Tipler non è né un pazzo e né un mistico, prudentemente, nella parte finale del libro, prima delle appendici irte di formule e calcoli, precisa: oggi come oggi non è che ci creda, posso considerarmi un ateo. Ma spero proprio che il punto Omega alla fine del tempo esista, anche se oggi non ci credo. È solo, secondo il fisico statunitense, la conseguenza logica di alcuni dei punti di arrivo della scienza moderna.